Buongiorno a tutti, benvenuti. Da oggi realizzeremo delle puntate dedicate alle prossime elezioni amministrative del Comune di Capri, invitando e presentando tutti i candidati che ci parleranno e presenteranno i loro programmi politici. E abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi il signor Marino Lembo, candidato sindaco. E buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto grazie per essere venuto e per aver accettato il nostro invito. E vorrei iniziare a chiederle come mai si candida a sindaco. Ma io sono figlio di quest'isola, sono nato a Capri e penso che ogni cittadino di Capri, nei vari modi, deve dare un contributo a quest'isola. Questo è un discorso, secondo me, molto importante. Io, diciamo, sono orgoglioso di averlo dato da ragazzo. E aver sempre dato un contributo concreto. Sono stato consigliere comunale, assessore, sindaco e diciamo in tutti gli atti che ho fatto ho sempre pensato a quelle che erano due cose per me importanti, tutelare Capri e tutelare i capresi. Io nel 2014 per pochi voti ho perso le elezioni amministrative. Dopo le elezioni mi sono fatto un discorso personale. Quello che nei consigli comunali, nella vita amministrativa, dovevo scegliere o farmi dominare dai sentimenti, qualche volta dal rancore, qualche volta diciamo, dall'astio, diciamo, dalle cose successe e quindi muovere la mia attività politica anche in consiglio comunale in questo senso, quindi diciamo, creare problemi, creare difficoltà. Cercare in tutti i modi di bloccare l'amministrazione, dando un contributo in negativo, oppure quello di far, diciamo, ragionare la mia coscienza, la coscienza di un amministratore che, nel corso degli anni ha affrontato tante problematiche sul territorio e che si rende conto che non si può essere egoisti e pensare al proprio tornaconto e quindi al proprio rancore eventualmente personale, ma bisognava mettere avanti tutti gli interessi di Capri. E io col mio gruppo, e devo dire, voglio ringraziare qui alla diciamo, chiusura di questa elezione amministrativa, voglio ringraziare i consiglieri comunali che sono stati innanzitutto, con tutti coloro che sono stati in lista con me nel 2014, e poi voglio ringraziare gli eletti che sono stati con me in consiglio comunale, il dottor Salvatore Ciuccio, la professoressa Mazzina, l'avvocato Ludovica Di Meglio, che hanno condiviso con me questi anni di opposizione, a volte di mortificazione, dove noi abbiamo sempre dato in maniera seria, in maniera costruttiva, il nostro contributo a portare avanti le problematiche del paese. Diciamo, e sono atti che sono visibili e sono accessibili a tutti i cittadini. Perché, torno a ripetere, io non sono per la politica distruttiva, io sono per la politica costruttiva, per i fatti concreti, non solamente per i comizi e per le chiacchiere che si fanno. D'altronde la mia vita amministrativa è con la stellata di atti che giacciono nel Comune di Capri e che ancora oggi vengono utilizzati per tanti settori, tra cui ad esempio l'urbanistica e la tutela della casa ai capresi. Ma questi 4 anni, dopo la vittoria, diciamo, della primavera sull'onda di un, diciamo, presunto rinnovamento nel comune di Capri, in realtà, diciamo, io ho visto mano a mano che l'isola è sfuggita diciamo, dalle mani. Noi, i grandi problemi per i quali si è impegnati a risolvere le problematiche, voglio fare un esempio, l'ospedale, i collegamenti marittimi, l'afflusso delle persone sul territorio, l'afflusso delle persone, delle barche attorno all'isola che è diventato un pandemonio. Sono argomenti strategici che purtroppo, al di là di quello che noi vogliamo dire e falsamente dire, la verità è che purtroppo stanno tutti sul tavolo, anzi, sono talmente peggiorati e talmente, diciamo, diventati insostenibili che veramente diciamo, bisogna ragionarci bene alla visione di questo paese, quale Capri in realtà andiamo a, insomma, prendere per il futuro prossimo. E di fronte a questa situazione, uno come me, che non ha interessi diretti, non, diciamo, svolge attività tali da poter avere vantaggi diretti al comune, ha la passione
personale della storia di Capri, dei libri di Capri, cosa c'è? Ma l'altra passione è quella della politica. Mi sono sentito anche sollecitato da tantissimi amici, conoscenti, professionisti a scendere in campo con una squadra di persone, innanzitutto con i consigli comunali insomma presenti, a chiedere a un amministratore, diciamo, che è stato sindaco di Capri, Ciro Lembo, di collaborare a questo progetto per fare in modo che noi, che abbiamo più esperienza, che abbiamo, diciamo, certamente un radicamento sul territorio, un contatto con la gente continuo, dessimo un contributo serio a cercare di spingere una nuova classe dirigente che sia capace seriamente, senza spirito di vendette, senza, diciamo, astio, di governare questo paese per i prossimi anni. Io penso che la missione poi finale di un politico, di un amministratore, perché il termine politico oggi è usato in modo molto dispregiativo, ma questo, diciamo, vale per chi ruba, per chi fa, ma non persone, per i tanti amministratori per bene che ci sono in circolazione, penso in questa categoria di mettermi anche il sottoscritto, è quello che in realtà dobbiamo assolutamente cercare di spingere persone nuove ad approcciare con umiltà e serietà alla vita amministrativa. Io penso che se riusciamo a fare questo, affrontando i problemi e dando la nostra esperienza che abbiamo maturato in questi anni, io penso che, diciamo, facciamo qualcosa di utile, ed è questa è alla base della mia candidatura a sindaco in una compagine che mi auguro possa vincere le elezioni e possa comunque dare un contributo di serietà a questo paese. Quali sono le priorità per Capri secondo il suo programma politico? Beh, le priorità sono tante. Diciamo che nelle priorità delle priorità abbiamo alcuni argomenti fondamentali. Innanzitutto questo problema dell'ospedale. Guardate, io non lo dico per una questione demagogica, perché oggi tutti quanti parlano dell'ospedale, diranno le varie, diciamo, idee, molto spesso più per campagna elettorale che perché vogliono risolvere i problemi. Però io quello che non accetto, quantunque qualche passo avanti lentamente si cerca di fare, è la visione che si ha sull'ospedale di Capri. Io non capisco per quale motivo non ci battiamo affinché, diciamo, questo ospedale non sia considerato un ospedale solo di 13.000 abitanti come i capresi, ma venga considerato un ospedale più importante, perché in realtà ha anche le persone che vengono, che sono i turisti, che comunque sono persone che vanno lì in ospedale ad avere dei servizi. Ora, noi siamo un'isola e trasferiamo allo Stato ingenti somme sotto tutti i punti di vista, sia allo Stato, sia alla Regione, sia all'area metropolitana. Allora io quello che non capisco è per quale motivo non dobbiamo avere un ospedale che assicuri a un cittadino normale la possibilità di sopravvivere a quello che gli succede. Cioè, uno che abita a Napoli, un cittadino che abita a Napoli, la possibilità di avere tante possibilità di ospedale a disposizione, noi purtroppo siamo legati all'ospedale di Capri, al mare, alle condizioni meteo, e cioè, non vi dico, ho partecipato alla Regione, diciamo, con i due sindaci, le difficoltà per sistemare l'eliporto di Anacapri, e devo dire la verità che l'impegno delle due amministrazioni, in particolare quella del sindaco di Anacapri, è un impegno molto concreto su questa vicenda, ma non basta, bisogna fare in modo che la nave della Caremar sia sempre nel porto, perché comunque possono succedere emergenze che non possono essere temprane sull'isola. Noi abbiamo bisogno di servizi che siano H24. Ora io non faccio non mi avventuro in che cosa serve, perché non faccio il professionista, non sono medico, non faccio il professionista del settore. A me interessa, da amministratore, ci sia un ospedale che soddisfi la gente. Ora, diciamo, su questo noi ci dobbiamo, diciamo, battere. Se è necessario usare maniere, diciamo, un po' più meno delicate, quelle di prendere il consiglio comunale, di svolgere attività più forti, si deve fare, perché questa è una vicenda che si deve seguire giorno per giorno, perché non ci facciamo dare un contentino oggi e poi perderemo tutto domani, perché purtroppo la visione è sempre la stessa: Capri è un'isola ricca, non si capisce che in realtà questa isola è anche governata, è abitata da persone normali, da cittadini che hanno i loro bisogni, le loro esigenze, insomma.
insomma, cioè, io non so se, se ormai nascono bambini a caso, non è manco giusto che quest'isola non esprime più persone nate in quest'isola, cioè a me è una cosa proprio una follia, cioè significa perdere la propria identità. Io quando vado fuori e vado in un albergo e vedono sulla mia carta d'identità tu sei di Capri, ma non so se sei di Capri, ma sei nata a Capri, la gente rimane esterna. Allora perché non dobbiamo dare anche questa possibilità a, diciamo, i bambini che nascono alle, diciamo, alle mamme che diciamo, possono nascere qui? Noi dobbiamo fare in modo che questo ospedale sia un ospedale che mette in condizione le persone di essere soddisfatte. Io non faccio il tempo, io non so che cosa serve l'ospedale, non lo saprei neanche di, a me mi interessa solo come sindaco futuro, se lo sarò, quello che l'ospedale funzioni. Questo mi interessa a me, è che la gente si salva la pelle come tutti i cittadini della regione Campania possa attingere agli altri ospedali. Oltre all'ospedale, io penso che noi ci troviamo di fronte a una situazione, diciamo, io vi dico la verità, sono molto sensibile a Via Group, perché diciamo sono stato colui che nel 2006 si è, diciamo, messo sotto il braccio le carte, ha trovato i finanziamenti, ha fatto in modo che la strada si riaprisse nel 2008 e la strada è stata aperta fino al 2014. Ci sono state diverse, diciamo, tentativi e cose. Cioè, io sono dell'opinione che la strada vada riaperta subito, rifacendo le manutenzioni e affrontando seriamente le problematiche che ci sono, ma va fatto. Perché, diciamo, quella è uno dei simboli di Capri, uno dei simboli più importanti di Capri. Quella in realtà potremmo paragonare in termini pubblicitari ai Faraglioni, perché, diciamo, è molto conosciuta dovunque e poi, diciamo, è uno dei posti più belli che ci sono. Quello è un impegno che io mi sento, diciamo, di prendere, perché Via Group dà la possibilità ai tantissimi caprisi, anche d'inverno, di fare passeggiate che, diciamo, non possono fare in altro, diciamo, durante l'anno, perché molto spesso lavorano e non sono impegnati. Ma al di là di questo, la bellezza del luogo va tutelata. Là la strada sta in piedi, mi dicono che è andato a vedere la strada ultimamente, che piede sulla strada non c'è nessuno. Quindi, diciamo, è un discorso da affrontare seriamente e svolgere le attività di manutenzione che bisogna andare a svolgere. Logicamente c'è un problema di regolamentazione della strada che, diciamo, logicamente bisogna, diciamo, tenere sempre in maniera prioritaria la sicurezza. No. Gli altri due argomenti che secondo me sono importanti, che sono strettamente collegati, sono i problemi dei collegamenti marittimi che sono letteralmente esplosi, con un afflusso di gente sproporzionato al nostro sistema di trasporti, che poi in realtà si riversa sul traffico, che in realtà sta assumendo delle caratteristiche diciamo sconvolgenti. E l'altro discorso è che in realtà, che si innesta nell'afflusso della terraferma, il problema di quello che succede a mare con le decine e decine e decine di imbarcazioni che arrivano dalla penisola fiorentina e costiera amalfitana, che ormai vendono Capri come, diciamo, un luogo da, diciamo, visitare, che non accettano regole, che in realtà, diciamo, inonda la nostra isola. Anche in maniera molto a volte maleducata e impreparata, e praticamente creando una serie, diciamo, di problematiche da traffico, diciamo, marittimo, diportistico o da noleggio, e creando delle situazioni veramente esagerate, e per le quali bisogna assolutamente prendere provvedimenti immediati e poi portare avanti questo discorso che si sta facendo sull'area marina protetta, perché è un discorso che si deve fare con molta, diciamo, intelligenza, che tenga presente che questa è un'isola comunque già sviluppata economicamente, ma che deve essere tutelata nella sua bellezza al proprio mare. Cioè è una cosa attorno all'isola di Capri infernale. E poi bisogna, diciamo, bisogna anche spingere gli stessi capresi a fare in modo che tutelino la propria isola quando vanno per mare, ma questo già lo fanno, ma bisogna sensibilizzarla ancora di più a fare in modo che tutti quanti facciano il proprio dovere e chiedere assolutamente, immediatamente, che chi controlla, diciamo, il mare attorno all'isola sia presente e visibile, perché purtroppo ci sono situazioni durante l'arco della giornata che in realtà c'è una totale assenza in generale dei controlli che devono essere fatti, perché io sono convinto che se aumentano i controlli, diciamo, a mare, certamente non dico che le cose si risolvono, assolutamente no, ma comunque migliorano, sempre però l'obiettivo di realizzare nel, diciamo, a medio termine un'area marina protetta, perché è necessario ragionarci su questo discorso. E poi vi dico la verità, diciamo, io ho nel cuore il problema abitativo dei residenti,
Qui bisogna mettere mano seriamente al nuovo piano urbano comunale, ragionare come tutelare il problema di chi non, chi c'ha la casa, chi ha fatto un piccolo abuso per necessità, perché il discorso è sempre lo stesso, qua non c'è la speculazione edilizia, qua c'è la gente che di fronte a piccole situazioni di blocco dell'edilizia che è venuta per 30 anni, chiaramente cerca di sopravvivere su questo territorio, ci trova di fronte a piccoli abusi, anche perché la situazione abitativa qua si è aggravata, ma questo è un problema di tutte le case turistiche, col fatto che oramai, oltre ai bed and breakfast, tutte le case, molte case diventano case vacanze. Quindi praticamente questo è diventato un fenomeno che assolutamente bisogna cercare in qualche maniera di mettere mano, perché in realtà porta ad una assoluta mancanza di mercato abitativo sul territorio. Quindi sono problematiche urgenti da affrontare, perché in realtà altrimenti la gente sarà costretta ad andarsene a vivere a Sorrento, in altri posti, eccetera, e l'isola diventerà sempre più vuota, come oggi è vuota in questi giorni. Cioè la cosa che io non riesco proprio a concepire, com'è possibile che quest'isola passi nel giro di pochi giorni da un'isola sovraffollata, piena di gente, dove molto spesso sfugge la situazione sotto le mani, dove abbiamo situazioni complicate come il traffico, eccetera, dopodiché passa al vuoto assoluto. Cioè al vuoto assoluto che permette anche una vivibilità difficile dei residenti. E questa è un'altra problematica che dobbiamo affrontare, perché bisognerà, secondo me, imporre anche a chi rimane aperto di tornazioni, cosa c'è, perché una vivibilità minima ai residenti bisogna darla. E qua non è come è successo domenica scorsa, lunedì scorso a Marina Grande, tutti i bar erano chiusi, per cui praticamente chi veniva da Napoli o chi sentiva male non sapeva dove andare, eccetera. Noi questo qua come posto turistico a livello mondiale non ce lo possiamo permettere, quindi bisogna cercare in uno spirito di collaborazione, in uno spirito di convincimento, in uno spirito di ragionamento che si deve fare con le attività produttive, bisogna assolutamente cercare di regolamentare, di fare in modo che un minimo di vivibilità invernale ci sia reale e concreta. Se venisse eletto, quali fra queste priorità si prefigge di realizzare nei primi 100 giorni del suo mandato? Ma sicuramente l'ospedale e la sanità rimane nella mia agenda, se vengo eletto sindaco, il punto prioritario giornaliero che deve essere sempre costantemente monitorato e per le quali bisogna fare ogni sforzo per continuare a raggiungere il livello che vogliamo ottenere per la nostra soddisfazione, come ho detto, di cittadini residenti che pagano le tasse a questo governo, a questo Stato, alla Regione, e che quindi noi dobbiamo avere quelle che ci spetta. Non dobbiamo chiedere carità, non dobbiamo chiedere cortesia, non dobbiamo avere quelle che ci spetta. Per cui sicuramente il discorso della sanità, il discorso dell'ospedale rimane un obiettivo fondamentale, ma non è che rimane solo perché lo faremo il primo mese, rimane costantemente nella nostra agenda, perché è un problema che bisogna mettere tra le priorità assolute in questo discorso. Un'altra domanda, prima di salutarci, è più emozionale, più a sensazioni, cos'è per lei Capri? Ma lo dice uno che nella sua vita e qui io quando ero ragazzo, vi raccontavo una cosa, quando ero ragazzo passavo i miei pomeriggi dove avevo studiato alla biblioteca comunale della Certosa del professore Blavier, che è stato anche un mio insegnante, una persona meravigliosa, una persona di lettere di altri tempi, ma con una bontà e un'umanità eccezionale. E il piano di sopra di questa biblioteca c'era tutti i libri di Capri che la biblioteca aveva. Allora, perché non avevo i soldi per li comprare, mi andavo a leggere questi libri perché mi affascinava un po' il posto, un po' la storia, un po' la cosa, mi affascinava tutto questo. Poi nel tempo, quando tenevo qualcosa, scrivevo a librerie antiquarie, mi mandavano i cataloghi, quando tenevo qualcosa mi compravo un libro, e da qui è nata una passione che mi ha portato ad avere una bella biblioteca di libri di Capri, di stampe, foto, le cose eccetera eccetera. Come posso rispondere a questa domanda? Posso rispondere a questa base che l'ho detta? Posso rispondere che Capri per me è il mio cuore, sta dentro di me, perché io faccio parte di quest'isola, mi sento una parte integrante, mi sento l'isola, per me l'isola è formata solamente dalle bellezze, ma è formata dalle persone che la frequentano, che stanno ancora a guardare le cose, che guardano l'architettura che c'è. È una questione di amore che c'è per quest'isola, altrimenti vi dico la verità,
per quello che penso, per la fatica che c'è da fare, se non avessi questo amore per questa isola non avrebbe la pena di candidarsi a sindaco. La ringrazio per essere stato con noi. Ci vedremo presto. Grazie. Alla prossima. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie a voi.